Sono terminati a Rovetta, in località Conca Verde, i lavori di riqualificazione di via D'Amello. Sì, infatti è stata riaperta la strada circa mese scorso, sono stati fatti lavori di riqualificazione totale di tutta la strada di via D'Amello con rifacimento e sottoservizi, sistemazione del manto stradale, realizzazione di nuovi parcheggi e di un passaggio di protezione pedoni di circa 1,80 m, un marciapiede. Era una strada che sin dalla sua realizzazione negli anni 70 non aveva mai subito delle sistemazioni radicali, era stata fatta così una lottizzazione senza mai renderla fruibile al 100%, quindi abbiamo pensato di dover intervenire in modo radicale, un costo di circa 150.000 euro, quali vanno aggiunti ai costi invece delle società che gestiscono le reti, fognarie, gas e quant'altro, che sono intervenuti nel contempo onde evitare sovrapposizioni future di lavori dove si è già intervenuti. Si è rivista anche un po' la viabilità con l'istituzione di alcuni sensi unici sia su via D'Amello ma anche su via Belotti, che è una parallela, proprio per consentire la realizzazione sia dei parcheggi e sia del marciapiede, altrimenti non si riusciva a far stare sia il marciapiede che i parcheggi. Qui c'erano numerose buche e anche i residenti si lamentavano spesso. Sì, diciamo che l'amministrazione aveva scelto di intervenire proprio sulla segnalazione di moltissimi residenti e anche il senso unico è stata un'indicazione un po' suggerita anche da un gran numero di abitanti di via D'Amello, quindi sì, in effetti era una delle, forse l'ultima strada veramente dissestata del comune di Rovetta, quindi era opportuno fare un intervento forte. Grazie.